Il cantante Albano Carrisi è stato cacciato da una trasmissione e ha svelato i motivi. Ecco cosa è successo. Albano Carrisi è uno dei volti più apprezzati e importanti della scena musicale italiana e i suoi successi hanno fatto ballare intere generazioni. Ha una dote canora dovuta al suo timbro particolare che lo hanno reso unico in Italia e in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino. Sin da piccolo comincia a suonare la chitarra e a cantare stornelli e canzoncine della sua terra d'origine, la Puglia. Per cercare fortuna e coronare il suo sogno, il giovane Albano decide di trasferirsi a Milano cominciando a lavorare in un ristorante Il Dollaro frequentato da personaggi dello spettacolo. Ha l'opportunità di farsi conoscere dal produttore e maestro Pino Massara, che lo invita a sottoporsi a un provino alla Celentano Massara, casa di produzione aperta alla ricerca di nuovi talenti. Egli ottiene il suo primo successo con la canzone Nel sole che diventa, anche un musicarello, e avrà come protagonisti lui e una giovane Romina Power. Tra i due si crea un legame sentimentale nonostante l'opposizione delle rispettive famiglie. Uno dei conduttori, che hanno scoperto Albano e hanno potuto notare il suo grande talento, è stato proprio Pippo Baudo, che in un'intervista ha affermato: "Stavo cenando al Dollaro, un ristorante milanese che costava 660 lire, l'equivalente di un dollaro appunto. Invece degli spaghetti, il cameriere portò una chitarra e cominciò a cantare. Che voce, pensai, era Albano. Di giorno lavorava alla Breda, la sera ai tavoli. Gli dissi di venire in Rai il mattino dopo. Albano è stato legato a Romina Power non solo dal punto di vista professionale ma anche sentimentale, e insieme hanno regalato al pubblico il sogno dell'amore, svanito diversi anni dopo. A contribuire alla fine dell'amore, che ha fatto sognare gli italiani, è stata la scomparsa in circostanze sconosciute della loro figlia Ilenia nel 1993. Il cantante ha rivelato un dettaglio sconvolgente circa la sua carriera in quanto è stato cacciato dal noto Festival di Sanremo. Albano furioso per l'esclusione dal Festival di Sanremo. Il cantante Albano, spesso al centro del gossip per le sue storie d'amore e intrighi familiari, ha rivelato che anche questo anno è stato escluso dal Festival di Sanremo, non riscuotendo l'approvazione del direttore artistico Amadeus, che dichiara il brano proposto dal cantante non è un brano da Albano. Albano ha deciso di scontrarsi con il conduttore affermando che anche egli ha la competenza di poter verificare se un brano funziona o no dal punto di vista mediatico, affermando: "È un brano rivoluzionario, io voglio sempre spiazzare". Nel 1982 nessuno si aspettava che avrei cantato Felicità, Amadeus ha detto che non era adatta a Sanremo. Lo accetto, però dico che il festival lo conosco, ci sono stato 18 volte.